In questo video andiamo a spiegare esattamente la routine giornaliera che devi adottare per massimizzare i risultati del tuo business online. E benvenuti gladiatori, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovo video bomba. La prima cosa in assoluto che devi fare è mettere mi piace a questo video per pompare l'algoritmo di YouTube al massimo e soprattutto iscriviti al canale proprio qui sotto e attiva la campanellina delle notifiche per ricevere gli aggiornamenti futuri sui prossimi video bomba che usciranno. Quindi assicurati di iscriverti al canale, ma partiamo subito con il video con la routine giornaliera. Cosa intendo per routine giornaliera? Molto semplice. Sono delle cose che andiamo a fare ogni singolo giorno per un periodo medio lungo, ok? Può essere 6 mesi, può essere un anno, comunque dobbiamo fare in modo di rispettare la tabella, ok? Che ci siamo prefissati il giorno prima oppure una settimana prima. La cosa importante, comunque, dovete sempre cercare di scrivervi tutto, ok? Questo lo ripeto in diversi miei video, ma è fondamentale, ragazzi, non lasciate le cose in aria, ok? Scrivetevele sul laptop, sul cellulare, sul foglio di carta, ok? Qualsiasi cosa, assicuratevi di scrivervi tutto. E dovete in particolare scrivervi la routine giornaliera, che cosa andrete a fare ogni singola mattina per i prossimi 3 mesi, ok? Partite magari anzi con un mese, perché dopo un mese solitamente il corpo si abitua, la mente si abitua, quindi a mantenere costantemente questa routine giornaliera. E mantenendola costante, ovviamente si ottengono risultati costanti. Non parlo solamente dal punto di vista proprio della routine, ma dall'output, ovvero da quello che riesce fuori da questa routine giornaliera, perché non ci scordiamo che è uno strumento, la routine, ottimizzata per aumentare i nostri risultati di business, ovviamente risultati che devono combaciare con quello che stiamo facendo. Quindi tutto quello che facciamo nella nostra routine giornaliera va a massimizzare le entrate future per il nostro business. In che modo? Attraverso la ottimizzazione della nostra mente, del nostro cervello, proprio del modo di agire, di come facciamo le cose e proprio come ti insegnano nel militare, ok? Ti insegnavano nel militare. Adesso noi dobbiamo installare all'interno della nostra vita un meccanismo capace di farci ottimizzare la crescita di business. Prima cosa in assoluto, abbiamo detto ci scriviamo tutto, ma che cosa scriviamo all'interno di questa lista? Prima cosa in assoluto, dobbiamo svegliarci, dobbiamo andare a dormire e dobbiamo svegliarci sempre alla stessa ora e sempre alla stessa ora di sera e di mattina, ok? Quindi andiamo a dormire per esempio alle 10, dormiamo quanto bisogna dormire. Allora, ogni persona più o meno ha i suoi tempi, però di media si dorme 8 ore. Io per esempio dormo 8 ore tranquillamente, tutte filate, e sto veramente bene, mi sveglio bello riposato, ok? Quindi voi dovete comunque dormire, che è l'aspetto, uno se non il più importante, uno degli aspetti più importanti all'interno proprio della vita di un imprenditore, è proprio il sonno. Quindi ci organizzeremo per dormire nel miglior modo possibile, perché dormire è proprio una delle variabili più importanti, ok? Quindi andremo a dormire per esempio tutte le sere per almeno 1, 2, 3 mesi alle 10. E ci sveglieremo alle 6, quindi 8 ore filate andremo a dormire. Ora, che cosa succede una volta svegliati? Ovviamente, ragazzi, è lì che parte, diciamo, la routine, ok? Anche se è già partita con il sonno, però noi dobbiamo implementare la routine soprattutto nella mattina, ok? Anche se ci organizzeremo tutta la giornata, ma è la mattina che dà un po' più lo sprint e ci fa un po' più mettere in azione in maniera più determinata, ok? Quindi prendiamoci, svegliamo. La prima cosa in assoluto che consiglio di fare a tutti quanti sono almeno 20-30 minuti di meditazione, ok? Quindi vi svegliate,
soprattutto senza accendere cellulari, smartphone, tablet, computer, televisioni, niente, ok? Ci siete solo voi, con voi stessi, con te stesso o te stessa, e vi mettete lì e fate una bella meditazione, ok? La meditazione, farò altri video a riguardo sul mio canale, quindi li trovate tutti lì, però in particolare la meditazione si fa tramite una respirazione molto profonda, in particolare col naso, quindi vi concentrate, svuotate la mente, ci siete solo voi e cercate di rilassarvi il più possibile, svuotare la mente il più possibile, perché questa è una delle tecniche migliori in assoluto per aumentare il focus. Il focus ci servirà per lavorare in maniera migliore e in maniera continuativa durante la giornata, in modo da non perderci nemmeno un secondo della nostra giornata lavorativa, ok? Quindi questa meditazione 20-30 minuti la consiglio di fare di mattina, anche se molti la fanno di sera prima di andare a dormire. Mi piace farla di mattina, così mi focalizzo bene su me stesso, sulle cose che devo fare successivamente, ma in quei 20-30 minuti sono in pace con il mondo, ok? Quindi facciamo questa bella meditazione 20-30 minuti e successivamente consiglio di fare un po' di ginnastica, ok? Senza mangiare, quindi ancora non mangiamo. Poi ovviamente i tempi li stabilite voi, perché per esempio a me piace appunto andare in palestra, ok? La mattina presto vado in palestra, mi alleno senza mangiare tranquillamente, non succede niente, ragazzi, cioè io lo faccio. Adesso questo non è un consiglio di un dietologo o cose del genere, questo è un mio parere personale, io faccio così perché mi trovo bene e mi sento bene così, però voi potete fare come volete, potete anche mangiare prima e fare ginnastica dopo, però questa è vostra discrezione. Io quello che faccio è vado in palestra un'oretta la mattina e mi alleno per bene, ok? Quindi do una bella scossa, una bella carica al mio corpo e quindi di conseguenza al mio cervello per essere operativo al massimo durante la giornata. Successivamente che mi sono successivamente all'allenamento mi vado a fare una bella doccia, ma una doccia gelida, fredda, perché anche in quel caso, tralasciando tutto l'aspetto fisico proprio del sistema nervoso, che ha molti altri benefici oltre a quello di migliorare il sistema nervoso delle persone, in generale la doccia fredda ti dà veramente una carica, una scossa, una svegliata epocale, ragazzi, quindi assolutamente assicuratevi di metterla più gelida possibile in modo tale da sentirla bene, che vi dà veramente una sveglia eccezionale, ok? Fatta la doccia, in quel punto a quel punto possiamo finalmente fare la colazione. Ora in un altro video spiegherò più o meno cosa mangio, la mia dieta, cosa mangio durante la giornata per massimizzare comunque i risultati del mio lavoro. Tuttavia vi posso dire in generale che dovete sempre sentire un dietologo, perché ognuno ovviamente, specificato questo, ovvero che non sono un dietologo, un medico, cose del genere, quindi dovete fare quello che volete. Suggerisco comunque una dieta abbastanza equilibrata, soprattutto per quanto riguarda proteine, carboidrati, non troppi, specialmente se fate palestra e volete bruciare grassi. Comunque avere una dieta molto pulita, non andate al Burger King, McDonald's, queste cose qua, perché ovviamente non vanno bene, ok? Ma non servo io per dire questo, perché mi pare scontato, ok? Quindi andateci il meno possibile, non andateci proprio, molto semplice. Mattina, quindi colazione leggera, a quel punto siete in grado di iniziare a lavorare, quindi consiglio di lavorare almeno 3-4 orette se riuscite di fila senza staccare nulla, e soprattutto però staccando il cellulare, in particolare notifiche, levate tutto, mettetelo in un'altra stanza, buttatelo dalla finestra il cellulare, perché quello davvero è una catastrofe per il vostro lavoro, perché vi permetterà di lavorare in maniera scostante, quindi facendovi stoppare
continuamente il vostro lavoro, e questo non va assolutamente bene, perché ogni volta che stoppate il lavoro voi perdete tempo e quindi denaro, ok? Tempo uguale denaro. Mi raccomando ragazzi, legge fondamentale che non è così detta a caso, ma è proprio così. A quel punto potete pranzare, potrete anche prendere un'oretta di riposo e poi iniziare a lavorare, ok? A quel punto poi dipende dalle cose che dovete fare, anche lì potreste lavorare altre 3 ore, riposarvi magari un'altra ora, poi altre 3 ore, di solito io così faccio, e poi ovviamente la sera potete rilassarvi un po' di più, ok? Magari con la vostra famiglia, i vostri cari, figli, figlie, cani, gatti, quello che volete, ok? Ovviamente so che non è una routine facile da rispettare, cioè durante tutto il giorno voi in teoria non dovreste vedere nessuno, contattare nessuno. Ovviamente se dovete contattare un cliente o cose del genere, ovviamente sì, però parlo dal punto di vista privato, ok, della vita privata, assolutamente tenetela fuori dalla vita del business, perché sono comunque due strade che sono connesse, però devono essere separate per quanto riguarda il vostro lavoro, quindi per permettervi di produrre di più. Quindi cercate di rispettare soprattutto la routine giornaliera, che ogni mattina vi aiuterà proprio a creare quella disciplina fondamentale per qualsiasi businessman e businesswoman, quindi imprenditore. E ovviamente se hai qualche dubbio, domanda, oppure vuoi esprimere la tua opinione, me la scrivi qua sotto per capire esattamente come strutturare la tua routine giornaliera. La andiamo a vedere insieme, andrò a rispondere personalmente a qualsiasi tua domanda qui sotto nella sezione commenti, e assicurati di iscriverti al canale e mettere un bel mi piace al video. Ci vediamo al prossimo video.